trasforma in un'amministrazione comunale, ma anche un po' tutta la nostra comunità ti fa gli auguri, perché arrivare a 101 anni è da pochi, arrivare a 101 anni così è da pochissimi, quindi noi siamo felicissimi. Io sono anche più felice perché il 25 aprile, io venendo con la fascia qua per ricordare la liberazione, ho trovato il Don sotto la bandiera, era pronto, ha scambiato le battute, perché è importante che le persone che hanno vissuto quel periodo facciano memoria e facciano fare memoria a noi più giovani di quello che hanno vissuto e di quello che hanno lottato per arrivare alla libertà, alla nostra Repubblica, e portare il ricordo di quegli anni. Quindi io sono felicissimo e spero di continuare di qua, ringrazio la direzione che lo tiene così attivo, perché è attivo effettivamente, in modo tale da poter continuare a portare la sua memoria a tutti noi sanvitesi. Grazie e auguri ancora. Viva! Don Cassano, noi abbiamo deciso che da ora in poi gli faremo sempre ogni anno lo stesso regalo, perché dobbiamo fare la collezione delle pergamene. 101, la metti vicino a quella dei 100 dell'anno scorso. Tu per noi sei un esempio e io ogni anno ti dico grazie, 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 perché tu sei veramente per noi il top, il massimo che noi possiamo pensare di arrivare. Grazie. Grazie, grazie. E come la grappa l'invecchiando migliora. Però la cura. Però chi è? Sono dico bene. Grazie. Chiama uguale. Io ringrazio l'amministrazione, ringrazio sì, Paolo che mi ha voluto coinvolgere in questa cosa, il generale che è venuto qui, e grazie mille a tutti voi. Grazie. Volevo dire qualcosetta al nostro caro Don Giovanni. Allora, innanzitutto scrivo questa letterina Pradis. Di sotto 30 aprile 2023. Perché sottolinea Pradis? Il nostro caro Don Giovanni, se non lo sapete, veniva su col suo prete a fare il carichetto sui paesi. È vero, Don Giovanni, che ti portava su col balilla? E allora ho voluto sottolinearlo, perché lui a Pradis è molto molto legato. Al nostro capellano, maggiore generale degli Alpini Anna d'Italia, decano, dottor Don Giovanni Tassano. Carissimo Don Giovanni, da tanto che ti conosciamo, non ci siamo mai dimenticati di te, talmente sei importante per noi. Vogliamo condividere con te questo oggi questo felicissimo e indimenticabile momento, il tuo invidiabile traguardo di ben 101 anni, non è poco. Nostro Signore ti ha dato un compito importante, tu lo hai fatto, lo stai facendo e lo farai ancora. La missione che hai la porti nel cuore, noi tutti, caro Don Giovanni, abbiamo tanto bisogno di te. Vogliamo augurarti un buon compleanno e dirò di più, un abbraccio e un arrivederci al prossimo anniversario. Per Don Giovanni, vita vita, sani sani, viva gli alpini, viva Don Giovanni, i tuoi amici Paolo e Serena. Bene. Dico anch'io due cose velocissime, mi unisco al pensiero degli amici dell'amministrazione comunale. Lei ha 101 anni, io ne ho 40 di meno, quindi ne ho appena fatti 61, da poco sono in riserva. Abbiamo una cosa in comune, al di là di quella che è stata la sua missione come sacerdote, abbiamo il cappello alpino. Il cappello alpino è simbolo di fratellanza, di amicizia, di spirito di sacrificio, di donarsi agli altri, di essere sempre presenti nei confronti di chi ha bisogno. E questa è la cosa più bella che può unire due generazioni distanti 40 anni. Grazie davvero per tutto quello che lei è stato e che è. Grazie. Grazie.
Veneto, abbiamo una seconda casa lì. Sono entrato in accademia nel 1983, quindi ho scelto di fare il professionista delle armi, come si usa dire. Ho passato la mia vita tra paracadutisti e alpini, quindi due specialità diciamo che rappresentano in pieno quello che è lo spirito del darsi agli altri. Molto velocemente vi dico che ho fatto 12 missioni all'estero, quindi sono stato Bosnia, Kosovo, Albania, Afghanistan, Iraq, Libano, quindi ho visto sempre in ambito operativo, quindi ho visto situazioni dove veramente la pace, l'amicizia, la fratellanza, il bisogno di dare è molto più forte di chi ha bisogno di ricevere, perché veramente si vedono situazioni tremende. Quindi non mi voglio tediare, ho fatto 40 anni in giro per l'Italia, in giro per il mondo, sempre area operativa, adesso sono felicemente in riserva da un annetto circa, quando ho compiuto 60 anni. Nella divisione con titolo generale. Sì, beh, io sono promozione giuridica, quindi a tutti gli effetti, sì. E quindi mi godo la pensione. Spero di, non dico di arrivare a 101 anni, Don Giovanni, ma di avvicinarmi, insomma. Ancora tantissimo a voi.